Prendendo a prestito il titolo di questa rubrica, si potrebbe dire che il tackle più importante di questa settimana lo ha attuato Matteo Renzi, il sindaco di Firenze, senza voler entrare nella diatriba di carattere politico, della polemica con la nuova e la vecchia generazione del PD. Si potrebbe chiedere per esempio a Matteo Renzi cosa commenterà quando la Fiorentina dovesse licenziare Mialovic nel caso in cui per esempio potesse assumere Luigi Del Neri. Renzi dovrebbe dire, per essere coerente, che Del Neri appartiene alla vecchia guardia e dunque è da rottamare, ma nel calcio non si può parlare con la carta d'identità in mano degli allenatori. La conferma viene da Gigi Simoni, che ha attuato veramente una grande rivoluzione, ma non soltanto tattica o comunque di motivazioni, ha portato quella che nel calcio si dice la tranquillità, quella che si dice la possibilità per i giocatori di dare il meglio di loro stessi. Ed ecco che il Gubbio è apparso rigenerato, ancorché ha ottenuto un pareggio a Livorno in momenti, diciamo, fortunati, come quando un gol si realizza nei tempi supplementari, nei minuti di recupero. Ecco, Simoni ha anche quell'ironia, quella saggezza, quel buon senso nel riconoscere che il Livorno ha avuto lo svantaggio di giocare in 10 per molto tempo e quindi il Gubbio ha potuto trarne giovamento. Continuando di questo passo, sicuramente il Gubbio inverte la rotta che prima non era delineata in maniera chiara, anche perché Pecchia, lo abbiamo sempre sostenuto, aveva dalla sua appena pochissimi mesi di lavoro. Il fatto che Simoni fosse alle sue spalle è un'altra cosa. Sì, Simoni ha potuto proteggerlo, ha potuto dargli qualche indicazione, ma poi negli spogliatoi i rapporti con la squadra li teneva Fabio Pecchia ed evidentemente qualcosa non ha funzionato. Ma non c'è soltanto Gigi Simoni a tenere alto, diciamo così, il buon nome di chi ha superato gli Anta. Ci sono molti allenatori che in questo momento sono sotto riflettori, uno per tutti. Ne scegliamo uno, anche se un allenatore che ha sempre diviso le piazze dove ha lavorato. Mi riferisco a Zeman, il quale Zeman a Pescara sta facendo sognare una città, probabilmente una regione. Il Pescara vuol ripercorrere i fasti dei tempi di Galeone. Zeman sta trasmettendo alla squadra quello che ha sempre trasmesso, questa volontà di giocare all'attacco. Ha sempre avuto grandi critiche per il modo con cui le sue squadre si sono difese. Zeman non ha vinto grandissime cose nella sua carriera, però in provincia il suo calcio affascina e riavvicina la gente agli stadi. Il Perugia torna da Fondi con un'altra vittoria, la quinta consecutiva in trasferta, una partita tranquilla, una partita giocata abbastanza bene anche in rapporto alla forza dell'avversario. Quello che urge adesso nel Perugia è il riappropriarsi del suo campo, del Curi, il fortino di una volta, lo stadio che metteva paura agli squadroni. Può una squadra che punta alla promozione temere delle squadre di categoria che comunque vengono a Perugia per fare la partita della stagione, ma comunque il Perugia ha una rosa talmente vasta, una intelaiatura e una organizzazione societaria così importante, un pubblico così numeroso anche in questa categoria, che deve tornare veramente a riappropriarsi del proprio campo, e la cosa sarebbe anche abbastanza naturale. Ma nel calcio di naturale non c'è nulla, perché per esempio la Ternana, dopo 5 vittorie consecutive, si fa risucchiare, si fa recuperare da un Pavia che certo è ben distante dalle prime posizioni di classifica e di una impresa veramente notevole, di quelle da sottolineare con la matita blu, è quella centrata dalla Foligno, che è andata ad ottenere una vittoria in campo esterno. Servirà agli uomini di Magrini un'impresa così importante, frutto anche di magistrali interventi del portiere dei Falchi? Beh, nella vita non ci si può mai arrendere, non ci si deve mai arrendere. Anche nel calcio
le situazioni possono essere imprevedibili. Foligno è ultimo in classifica, distaccatissimo, ha avuto molti punti di penalizzazione, ma aver centrato questo risultato fa capire all'ambiente, fa capire allo sport, al calcio in generale, che in ogni caso le imprese sono sempre possibili e comunque si può anche vincere il campionato della dignità.